Ho visto la morte in faccia, così Roberto Bovara, il presidente dell'associazione Pedale Rosso Blu, ha commentato la spiacevole avventura che si è consumata ieri vicino Foligno, durante la pedalata dell'amicizia che va da San Benedetto ad Assisi. Un pellegrinaggio che va avanti dal 2000, anno del giubileo, ma che quest'anno è stato contraddistinto da uno spaventoso incidente. Erano circa le 13 quando un gruppo di una sessantina di cicloamatori sanbenedettesi stava pedalando all'altezza di Foligno. Mancavano 30 km al traguardo di Assisi quando una Renault Clio si è messa di traverso e ha travolto una quindicina di persone. Sì, sicuramente sono stati momenti, diciamo, di terrore, vedere volare tutte queste bici in aria, gente sanguinante a destra, a manca, insomma, sono stati momenti molto difficili di tensione. Ora Roberto, che si è rotto una gamba, ne avrà per 2 mesi. Sul posto, subito dopo l'incidente, è intervenuta il presidente del Consiglio Comunale, Giulietta Capriotti, presente ad Assisi per la manifestazione. Mi sono portata a Foligno, dove sono stati soccorsi, devo dire grazie veramente ai medici dell'ospedale di Foligno del pronto soccorso, sono stati tempestivi, veloci, no, quindi ho trovato su 15 ragazzi, chiamiamoli ragazzi, che si erano infortunati e qualcuno anche molto un po' grave. Pur avendo una gamba rotta, Roberto, dopo la caduta, si è subito assicurato che i suoi ragazzi stessero bene. Molti sono minorenni e lui stesso li ha voluti nella pedalata, una manifestazione che ha un valore spirituale e non solo agonistico. Per il decennale ho deciso di portare i ragazzi del Pedale Rosso Blu, di cui io comunque sono anche presidente di questa società, per fargli vivere un momento diverso da questo agonismo, diciamo, a volte un po' troppo esasperato, diciamo così, e fargli vivere una giornata diversa, tipo una passeggiata spirituale, direi. E quindi, sai, vedere questi ragazzi a terra, cosa, è stato un momento molto, penso, il peggiore della mia vita. Insomma, una manifestazione spirituale dove, visto il miracolo, l'aiuto del divino ieri ha contato parecchio.